Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sonatok e oggi iniziamo questa avventura sul videogioco Martha is Dead. Ho visto e giocato un altro gioco degli sviluppatori, se ricordo bene si chiamava The Town of Light, dove si trattavano tematiche riguardanti la sfera mentale, psicofisica più che altro. Anche in questo, a quanto pare, potremmo trovare tematiche simili. Il gioco Town of Light era molto carino, più che altro incentrato un po', senza fare spoiler, su quello che era la salute mentale della protagonista e su quello che gli era capitato. Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Siamo in una specie di seduta psicanalitica, abbiamo delle cicatrici sulla bocca e all'inizio del video è entrato qualcuno nella stanza. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Che tata premurosa. Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive. Anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata, dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella, bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia No. anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Per fortuna che la tata non voleva parlare, ricordare e raccontare questa storia. Comunque, questa Amavo la adorazione tata della tata, e amavo della quella Dana. storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Ehi Giulia. Un'antica leggenda Ah, siamo la racconta che i bambina. laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Vedete ragazzi come spostando lo sguardo va fuori fuoco il libro. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Siamo bambini, parliamo. Poverina, però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro, ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. Che tematiche pesanti per una bambina, ragazzi. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da
allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Non per la vita quindi persa in quel modo atroce, ma solo per la perdita dell'amore. La dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. Quindi la dama riesce a uscire dall'acqua, secondo questa storia. Il vapore acqueo è presente, quindi. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Misericordioso, oserei dire. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali, o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Delle fotocellule. Ok. Arrotolare il rullino. Aprire la macchina, togliere il rullino vecchio. Perché questo tutorial è incredibilmente lento? Forse è una meccanica che tornerà più avanti nel gioco, ragazzi. Chiudere la macchina. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Ma è una persona. Devo aiutarla. Dal nome del gioco posso immaginare che questa sia Marta. E cioè nostra sorella. Thank you.
Non serviva per forza immergersi. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella. Mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Come mai però eravamo separate? Come mai una dalla tata e l'altra a casa dei genitori? Non è morta. Cos'è quello? Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Negare la realtà in questi casi è più che comprensibile, ragazzi. Sorella gemella. Possiamo prendere il suo posto e tornare dalla famiglia, magari. Ti sei fatta male? Chi è? Eccoli. Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Inizio di una di tante bugie, suppongo. Quindi Marta è sorda e siamo sorelle gemelle. Ma perché? E soprattutto ora che lo stiamo raccontando, invece stiamo dicendo qual è il nostro inganno. Signore, vita di chi muore. Sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Eri, ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. Un po' scomodi come punti di interesse. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Quindi solo la madre che ha rancore nei nostri confronti. Il 17 luglio 1944. La nostra famiglia commossa vi è vicina in... 17 luglio 1944. Ministero della guerra. Direzione generale, leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore inviandovi sentite condoglianze. Il tenente colonnello relatore. Beh. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Perché questa regia così?
Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. E soprattutto noi siamo sorte, a quanto pare. I bastoni del babbo sono bellissimi, ma non so dire perché. Mi hanno sempre fatto paura. Io e la madre? L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Si è visto. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte. Posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'. Beh, non dovremmo rispondere. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Quanti messaggi in codici? Chiuso la porta. Il livello tecnico di questo gioco è a tratti bello, a tratti brutto. Quella campana, ok che uno sfondo, ma era davvero lo puli. Il personaggio invece iniziale è Giulia, molto bello. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo?
Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Martha. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Martha è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco... Ragazzi, da notare, a parte lo strano doppiaggio e il doppiatore del padre, particolare, non sembra così italiano. Invece, come hanno espresso l'italianità facendoci gesticolare nelle ombre. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? E anche mariti violenti. Abbiamo tutto. Eppure il gioco dovrebbe essere stato fatto da un sviluppatore italiano, da quello che so. Sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. Dolce, strampalata. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Eric K, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Ma perché il doppiatore del padre parla così? La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Martha, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. La dama del lago. Io ho rubato. In realtà dovrebbe essere la mia, forse, ma la sua identità. Quindi, effettivamente, è brutto che non ci sia una risposta multipla, ma c'è anche da dire che probabilmente il sogno non se ne andrebbe, non finirebbe, se non fossimo noi ad accettare quello che abbiamo fatto. Ecco perché la risposta è solo una. Molto poco simbolico per definire il concetto di furto di identità.
quasi peggio di quel film orribile di Face Off, si chiama così, con Nicolas Cage. Ora vediamo tutto con i suoi occhi. E tra l'altro si è anche assottigliato il rumore. Bisogna vedere però quali sono effettivamente i rapporti ora con nostra madre. Un orribile sogno. Quella donna. Il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno. Che è la dama del lago. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Diciamo che effettivamente questo ambiente non aiuta molto al nostro... la nostra guarigione, la nostra serenità. Wow. La ricostruzione invece della casa è davvero carina, ragazzi. Sembra effettivamente una casa molto antica. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Quindi questa era la camera di Marta. E questa quella di Giulia. La nostra camera. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e la collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. Come facciamo ora ad entrare in possesso delle nostre però cose? C'è qualcosa che possiamo prenderci? Quindi le storielle forse erano qui che sono state raccontate. Sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Quindi ci serve la chiave. Posso essere Marta senza i suoi vestiti? La mamma non ha mai voluto che ce li scambiassimo. Come la prenderebbe? Potrei anche usare i vestiti di Marta nell'altro armadio. Spero che questo sia effettivamente una scelta che porti a qualcosa. Ma personalmente, ragazzi, per alleviare anche un po' i pensieri che sta avendo ora Giulia, ora favole spaventose, io preferirei vestirmi almeno con i miei abiti, cercando magari della comprensione da parte di nostra madre e sperando in un po' di calma da parte nostra. La cassetta di Marta, chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva, forse è finita in fondo al lago. Questo? Il mio vestito. Quello che Marta indossava quando... Perché? Che Marta l'abbia fatta apposta a indossare il nostro vestito? Forse era tutto un suo piano. La cosa che però non capisco è perché lasciare la catenina al collo. Avrebbe potuto lasciarla sul nostro comodino, per esempio, per farcelo capire. O forse sapeva che l'avremmo trovata noi, in quanto sapeva della nostra visita al lago. Questa? Borsa? La chiave, forse. Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Che è l'inventario. Vediamo un secondo la mappa. Ma però... non è per niente piccola. Ok, gran parte è andata dal lago, però ci sono parecchie strade. Questo è il mulo che abbiamo sognato.
lontano da casa nostra. Magari ora sulla mappa sembra tutto molto più enorme, effettivamente non lo è, però sembra davvero molto lontano. Ok, andiamo nella cassetta, cosa si cela? La chiave della mia cassettina. Dovremmo cambiarla. Il mio diario. Luglio 1944. Questo è un nuovo... Ragazzi, ho tagliato tutto il punto in cui lei racconta il diario, in quanto è molto lungo, ma parla semplicemente di come si è trasferita ormai qui, dopo gli anni passati con la tata qui non c'è, però qui c'è Marta, e di come effettivamente la mamma ancora non ci noti in quanto è occupata a sistemare casa, quindi abbiamo paura effettivamente di nostra madre. In quest'altra pagina invece parliamo di come con Marta stiamo meglio in questo periodo e lei ci sta accompagnando nelle nostre attività, come quella di fare delle foto al lago che noi facciamo presi dalla nostra suggestione per questa dama bianca, questa storia, e come facciamo il bagno insieme e sistemiamo bene le fototrappole. Quindi continuiamo, voglio vestirmi come noi stesse. Neanche in questo specchio siamo riprese. C'è da dire che i nostri abiti sono molto più brutti. Prendiamo questo, dai. Sì, Eric, arrivo subito. Chiamo Marta per la colazione. Vediamo cosa dice nostra madre. Guardo, ma non credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio, accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Quindi siamo anche... È il 18 luglio. Non solo sorte. Vedo la luce che è accesa. Ah, questa luce. Ok. Quindi comunicano così. Noi andremo con i nostri abiti da Giulia. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. Che cosa orribile. Quindi la casa non c'è possibile esplorarla completamente. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. Questa foto, ragazzi, sembra vera. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. Oh, possiamo correre via. Altra porta chiusa. Giulia. Che cos'è questo? Da bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera. Chi? Quindi in un secondo momento ci hanno messo insieme. Perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Forse è destinata a diventare qualcos'altro. La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì, è come se...
Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Orribile che noi dobbiamo, come genitori intendo, giustificarci. È così orribile. Il babbo ha ragione comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Gli scudi di famiglia della mamma. Vediamo gli obiettivi. Dobbiamo semplicemente utilizzare la macchina fotografica. Questo vino? Questi piatti non sono nostri, li ha lasciati la tata. Me li ricordo bene. Il nostro vino viene prodotto proprio qui. Il babbo dice che è straordinario. Io odio il vino, meglio la birra. In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco. Giulio, hai detto una cosa orribile. Vorrei mica diventare un carboncino, Giulia. Gli scudi di famiglia della mamma. Mi è davvero deluso. Ragazzi, no, non si fa così. Ok tutto, ma il vino meglio della birra. Cioccolata, un privilegio per pochi di questi tempi. Per Giulia, per fotografare. Sempre di più il babbo. Per Giulia, per fotografare sempre di più il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Feroce assassino a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Importa su poco. Giulia K., angosciati ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento. Saldo baluardo. Con che tipo di voce, con che timbro? Ok, il giornale abbiamo letto. Dovremmo andare fuori e mettere delle briciole di pane. Però non possiamo prenderlo. Voglio prima esplorare qui. Un bagno? Mi piaceva guardare la tata che cucinava. E rimediavo sempre un sacco di cose buone. Questa ammirazione per la tata è davvero particolare, ragazzi. Però, effettivamente, se nostra madre non ci ha cresciuto, o comunque ha fatto qualcosa che ci ha fatto male, ci sta. L'inferno di Dante illustrato da Doré. Sempre cose allegre. Penso che sia il titolo di questo episodio, ragazzi. Sempre cose allegre. È esattamente quello che ti viene da pensare in questa casa. Ok, che siamo in un periodo di lutto, però. Sempre guerra, anche nei quadri. Queste maschere, le ricordo da sempre. Ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo. Una delle tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Ancora lì la salma. Siamo fortunati.
Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Lorenzini merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Sono quelli nella parte. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Questo tessuto non mi è nuovo, eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. Sono passioni. Perché qua possiamo sviluppare in un secondo momento la fotografia. Potrebbero servirmi. Non credo. Chi? Medicinali di mamma. Gli faranno bene. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Wow. Non mi piace tanto il vino, ma il nostro Vinsanto, che è dolce, mi fa impazzire. È in contrapposizione con l'amore della birra, di cui prima narravi. Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano che le portava una fatina. Non ci credevo, ma era bello. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare in legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Ehi. Quindi potremmo mettere lì le briciole e sederci qui per fare le foto. Quindi il marito e la tata, si aggiunge un nuovo personaggio, ragazzi. E noi quelle bambole le abbiamo viste. Queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. Grazie per ricordarmelo il gioco. Volevo esplorare. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usarla quando vogliamo. Le vasche per stampare sono 3. Sviluppo, primo risciacquo e fissaggio. Il secondo lavaggio direttamente nel lavandino. Questo è per il fissaggio. Prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Perfetto ragazzi, andiamo a fare questa foto. Per ora il gameplay mi pare molto tranquillo. Sì, paura di entrare qui dentro. Il giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata dai bombardamenti anglo-americani. Firenze, 15 luglio 1944. Generale Eric K. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Heil Feldmaresciallo, Karl A. Non voglio vedermi in faccia, ragazzi. Ho naturalmente paura. Non perché è horror, ma di far avere alla nostra protagonista un crollo. Libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. No. Per fortuna non c'è interazione. Stavo dicendo, ragazzi, che per ora il gioco è molto lineare. Salvo sorprese, credo che sarà come il primo, un po' un walking simulator in cui da padrone ne sarà la storia. Vedremo. Per ora non c'è una reale minaccia.
non avendo neanche una barra della vita. Il vecchio dondolo. Della vita. Scusate. Mi ricordi quanto mi mancano quei tempi. Eccolo. Ok, basta premere Y, quindi. C'è una skin per la macchina fotografica. Ok, ragazzi. Proviamo quindi a fotografare questo uccellino, visto che abbiamo visto che le skin per ora non servono. Addirittura possiamo andare anche in un ubiquo. Carino, chissà che cosa serve. Ok. Però. Ok, bruciamolo, sotto esponiamolo un po'. Extra. La pellicola. Perfetto. Spostiamo le regolazioni, andiamo a fuoco. Perfetto, così sembra bellissimo. Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Il babbo naturalmente è un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale. Sì, l'abbiamo visto anche dalla storia ora precedente. Non c'è più Marta, solo questa macchina. Ma noi ragazzi naturalmente esploriamo prima. Non posso permettermi di dimenticare. Ok, questa strada, vediamo. Quindi questa è quella che porta al vigneto di nostro padre, della nostra famiglia. Invece dall'altra parte, nella direzione opposta, è il lago. Sono bruttissime le finestre, soprattutto quella. Perché c'è stampata? Mi ha attaccato praticamente col PNG. Peccato. Anche questo non porta a niente. Qui la mappa finisce, quindi che cos'è effettivamente qui? Un buco chiuso? Possiamo avanzare nell'acqua. Qui mi volevo sempre fare il bagno quando ero con la tata, anche quando faceva freddo. Tra l'altro, ragazzi, ora che sento Giulia parlare, la ragazza che stiamo interpretando, mi ricorda tantissimo René, la ragazza del primo gioco di dell'altro gioco, insomma, di questo studio di sviluppo. Proviamo a fare una foto per capire un po' come funziona. So che così facendo spenderei e sprecherei il rullino, ma voglio capire cosa ci fa e ci permette di dire effettivamente cos'è o no una foto che ci manda avanti nella storia. Ok. Dovremmo poterla sviluppare uno. Questo è dove siamo venuti a mettere i fiori, quindi il campanile è lì. Sembrava molto più lontano. La mia Ottimo. Bici con la ruota sgonfia, come al solito. Una pompa risolverà il problema. Siamo stati fortunati a incappare in questo problema. Se non altro non dovremmo fare più volte una strada in ricerca di qualche oggetto. Sarà in cantina la pompa. Quindi anche le forbici in futuro serviranno a qualcosa. Questo non capisco invece. Forse...
Qui probabilmente, ragazzi, possiamo fare il selfie che poi metteremo nella cornice, nel letto di nostra sorella. Non capisco però perché ce le fa fare tutto con questa macchinosità. Ok, quindi questi sono i negativi. E li eliminiamo quella venuta male. Io che voglio Non posso scegliere. sviluppare questa foto così. Capisco il perché di questo tutorial, ragazzi, sinceramente. Bellissimo, ma questa attesa. Altro sviluppato per la prima foto fatta per sbaglio. Guardate quanti minigiochi. Perché? No, sinceramente non sono felice di buttiamola. Voglio provare a farne altre. Il passerotto non è importante ai fini di trama, quindi no, ragazzi, non è neanche skippabile questa scena. Ok, la taglierò in post-produzione. Ci vediamo a tutta ultimata. Voglio provare comunque a sviluppare la casa per vedere effettivamente se ha senso o no. Ma non è eliminabile il passerotto. E quindi va fatto per forza. Ci vediamo a foto ultimata, ragazzi. Funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. Quindi ragazzi, effettivamente fare questa foto serviva solo per far vedere che la macchina fotografica funzionasse e per far sì di farci un selfie. Ecco perché c'era questa macchinosità. Lo sviluppo delle foto, soprattutto se è fini di trama, invece mi spaventa. È lungo, è macchinoso. Può essere un minigioco bello una volta, due, ma vediamo quante volte decide di proporcelo il gioco. La macchina è pronta per un autoscatto. Sorridente perché insomma è pur sempre quello che nostra sorella probabilmente voleva vedere. Significa che abbiamo finito il rullino o che c'è? Ah no, la foto. Rimani qui. Mi chiedo come tutto questo influenzerà il gameplay futuro.
Vediamo la nostra foto, ragazzi. Sì, questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. L'anima della foto si chiamava nel capitolo. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo, quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente? Ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa, ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. E stiamo parlando solo di pochi giorni, ragazzi. Immaginate dopo tanti mesi o anni. La porta è chiusa a chiave, e se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. È ancora qui. Una foto. Ci sta, è nostra sorella. E come facciamo con l'illuminazione invece? E non posso accendere le luci. Sì, infatti. È pericoloso. Servirà un flash. Posso cercarlo tra le cose del babbo, sotto la sua camera da letto. Interessante, ragazzi. Tutte meccaniche che ci stanno... stiamo scoprendo così, per sbaglio, per curiosità più che altro, non per sbaglio. Qui è sempre acceso tutto, no? E tra l'altro dobbiamo ancora capire cosa servono effettivamente le forbici che abbiamo preso. In questa pagina di diario, ragazzi, non fa altro che esprimere il dolore per la perdita della sorella, immaginando e ripensando a quel giorno e a quello che è successo. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. E fine. È tutto bello raccontato in una maniera lunga. Penso che lungaggine sia il giusto modo di definire questo gioco. E come mai non è più possibile usare l'accendino per quel cavalletto? Beh, ho sbagliato di certo il momento in cui prenderlo. Per fortuna la parte della casa è molto piccola. Forse dobbiamo appoggiarla qui. Il telefono? Cosa devi fare al telefono? Di usare il telefono, non adesso. Quello del telefono è una cosa che non capisco effettivamente. A chi dovremmo chiamare? Alla data, per chiedere informazioni? No. Rischiamo di essere scoperte per nulla. Una nuova skin. Stavo chiedendo, infatti, mi stavo chiedendo che cosa fosse. Cosa c'entrassi ora? Una nuova macchina fotografica. Giulia naturalmente ora è tormentata e non riesce proprio a darsi pace. Eccola qua, lo studio. E le chiavi. Il flash. Il flash. Ora posso fotografare Marta, anche al buio. Le lampadine. Anche questa operazione. Roba del babbo. Mappe di guerra.
Ho sentito dire che tutto si giocherà su questa nuova linea difensiva. Che cosa brutta deve essere la guerra in questo caso, come in tutti gli altri, non permettendoci neanche di esprimere il nostro lutto, il tempo del nostro lutto. Che ci facciamo qui? Non dovrei rischiare, ma mi piace vederli dormire. È l'unico momento in cui sono vicini e non litigano. Proviamo, ragazzi. Non credo si possano fare foto. Infatti hanno disattivato anche i comandi. Ok, una cosa molto inquietante, Giulia, però... Capisco, posso immaginare che un momento di pace e tranquillità faccia percepire a lei anche la pace della loro relazione. Almeno spero sia quello, ragazzi. Lo spero per lei. Ecco, se magari la smette però di nascondere l'accendino, farebbe molto piacere. Non possiamo chiamare, quindi è inutile anche provarci. Questa è la nostra camera. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve, flash e chiavi. Rimane solo la pompa per la ruta della bici. Eccoci. Il flash con l'attivo. Ragazzi, che inquietudine. Ok, stabilizziamo un po'. Ok, dovrebbe andare. Fatto. Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. Mi stai dicendo che dovremmo andare a sviluppare prima di andarcene? Lo faremo. E queste? Sono lenti. Una lente e un rullino a infrarossi. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Un filtro macro. Ottimo per le foto di interni. Filtro blu. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine contrastandola un po'. È un gioco per appassionati di foto. È bellissimo. Sviluppo questa immagine, ragazzi. E poi andiamo a farne una a infrarossi. Sono molto curioso. Eccola, ragazzi. La nostra foto. Il suo volto non può più dirmi se quello che è accaduto è stata colpa mia. Dovevo immaginarlo. E ora non mi resta che correre a prendere i rullini al lago. Forse questo è una quest secondaria. Potevamo comunque non farla e andare direttamente al lago. Ecco, un po' troppo buio. Però giocare così mette quel po' di atmosfera in più che forse manca a questo titolo. La parte tecnica invece è eccezionale, tecnica nel senso tecnicismi. Ok, voglio provare un attimino a fare una foto e utilizzare i rullini. Vediamo cosa riusciamo a vedere. Ok, andiamo nelle regolazioni. Mettiamo il flash, il treppiede, il fritto a infrarossi. Sembra che non ci sia nulla. Che il flash vada a interferire in qualche modo.
Vediamo la macro, arancione. Insomma, non c'è niente. È possibile anche vedere appunto il mondo in questo caso, tramite questa lente. Certo, stando ferme. Giulia sta rischiando davvero tanto. Tutto questo in così poco tempo, con la lanterna. Molto utile. Dovevo aspettare almeno un po'. Stiamo facendo tutto questo letteralmente con la salma di nostra sorella in casa. È terribile. Questo è per riposarla, forse. Possiamo usare la PC? Oppure no? Sarà una scampagnata fino al lago. Mi state dicendo questo? Ok, ragazzi. Io mi incammino. Se non c'è niente su strada, ci rivediamo lì. Se c'è qualcosa, lo vedrete. Ma è inutile ora tenervi qui, in questa camminata lunga, che sembra lunga. Lo sento che mi sfiora, come un brivido. Ho fatto del male a Marta. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? L'ho uccisa per rubare l'amore che tutti provavano per lei e non provavano per me. Come ho potuto fare una cosa simile? Quello che non capisco da quanto dice è che lei giustamente lamenta di aver in qualche modo preso la sorella, preso la vita della sorella, la parte della sorella. Però non è così. Cioè, semmai quella essere, ahimè, deceduta è lei. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa, ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. Quella che è morta, ragazzi, in quel caso è lei, perché appunto si sta dimenticando la sua di figura, tutti stanno per perdere la sua di memoria. E quella è la cosa più triste, è uccidere una parte di sé per vivere la vita di qualcun altro. Non il contrario, Marta, qualsiasi cosa sia successo, non è colpa nostra. Probabilmente, forse, l'ha fatto anzi per farci star meglio. Ma non si tratta di colpa nostra. Anzi, con tutto quello che gira attorno alla nostra figura, quella di nostra madre, nostro padre, problemi della famiglia, l'ambiente Oh no, ostile, la guerra. Tutto maledetta lampada. Per fortuna ho l'accendino con me. questo. Tutto questo è quello che spaventa davvero. Io l'ho visto andare da qui, però qui c'è una luce. Ok, in entrambi i casi sono solo strade diverse. Quella dovrebbe essere la Dama del Lago. Questa, ragazzi, che è la nostra visione in questo momento. Questo è quello che porta al pontile. Come stiamo per forza male. È normale sognare, vedere, immaginare tutto questo. Sembra essere uno tratto 2 giorni dopo quello che è venuto a nostra sorella. Siamo emotivamente e psicologicamente sconvolti. Lo trovo del tutto naturale, non vedo nulla di strano nel vedere spettri o qualsiasi cosa il gioco voglia portarci a far credere. La vedo solo come una, ahimè, triste faccenda.
brandello di tessuto qui nel bosco. Strano. Potrei fotografarlo. Ne manca una soltanto. Perché fotografiamolo? Ma perché? Anch'io lo farei. Ma perché? Sembra familiare. Il tessuto che abbiamo prima visto. Che effettivamente la Tata c'entri qualcosa. La morte di nostra sorella. Non credo. Però potrebbe anche essere. Magari l'ha fatto per aiutarci. L'ultima quindi è sempre su questo lato. No, è lungo la riva del fiume. È lungo la riva del lago, scusate ragazzi. Da qui sembra. Eccola. Beh, questa sembra avere letteralmente una vista sul lago. Ho prese tutte. Ah, quindi queste macchine fotografiche. Tre strade mi portavano da qui. È ora di corsa a casa per svilupparle. Di corsa credo che sia la giusta parola da usare. Solo suggestione, Giulia. È una storia. Siamo noi a controllare comunque il personaggio. Che sia il percorso che abbiamo scelto prima. Ok, un quick time event. L'ho premuto. Non c'erano tutti questi tronchi prima. Ragazzi, che sia la strada da fare la stessa che abbiamo fatto nel sogno per uscirne. Magari le due cose sono collegate. Posso tirar fuori la macchina fotografica. Sembra che siamo bambine ora, anche della nostra altezza. Tutto questo sembra solo un modo distorto e macabro di affrontare un trauma. Era incinta effettivamente nella precedente immagine. Siamo il bambino questa volta. E la donna impiccata però non c'è più.
Ammetto di non aver capito. Di nuovo un incubo. Ok, ora sì. Abbiamo avuto il maestro. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano realtà. Eppure sento... No, no. Questi sono i pensieri di una pazza. E io non sono pazza. Oh mio Dio. Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Ne abbiamo già avuto il ciclo. Succedendo? Raggiungerò Marta così presto. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Malata. Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Cosa dici? Ok, posso andare prima in bagno in qualche modo o devo direttamente cambiarmi? Non credo basterà un semplice epite. Avrei optato per una doccia. Si va meglio. Sì. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Perché? Chi, una persona attenta, potrebbe accorgersene della differenza, magari anche nelle tempistiche, con la vera Marta, però. E questa foto? Al contrario. Questo per dirci che il nostro sorriso, appunto capovolto, tristezza. Forse dovevamo essere tristi. Ok, cambiamoci. Questo vestito di occasioni. Potrei aprire la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. Come va oggi, Irene? Sono preoccupata, padre. Sono molto preoccupata. Abbiamo trovato altre tracce dei partigiani nel bosco, proprio accanto a questa casa. Sospetto che possa essere coinvolto nella morte di... No, Irene, non dica così, la prego, non è possibile. Conosco il ragazzo e non... Nulla è impossibile, padre, in questi tempi oscuri, nulla. Quel ragazzo neanche è venuto a salutare Giulia. Non si amavano così tanto. Sarà terribilmente spaventato e poi Giulia diceva sempre... Sì, certo, diceva che erano solo amici, come no? Lo sa anche lei, vero? Gli amici non dovrebbero fare certe cose, padre, o sbaglio? Ma li difendete tutti, è vero? Lei, mio marito, perfino la Tata, che in fondo è una brava donna. La Tata? Io credo che sia proprio la Tata ad aver fatto del male a Giulia, con la sua malsana passione per quelle carte. Sono cose maledette quelle. Spero che le abbiate fatte scomparire. Certo, le tengo al sicuro in camera mia. Mi deve perdonare, padre. Devo lasciarla di corsa. Sono venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. L'apo coinvolto nella morte di Marta. Mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile? E Don Attilio? È un grande amico, è vero. Ma che manie! Le carte sono solo un gioco. E soprattutto, sono mie. Perché mai me le hanno prese? L'apo effettivamente è comparso solo in quelle pagine di diario che ho celebrato, ragazzi. Per prendere le farfalle. Però... Povere bestiole. Però quanto mi ci divertivo. Non si sa niente, per mo' hanno detto solo che era nostro amico. Chissà se effettivamente ci sarà un motivo, una spiegazione al fatto che non ci ha raggiunto, il fatto che non è venuto al nostro funerale. Per quanto riguarda la Tata, mamma ha detto comunque che era una bravissima donna, difendendola. Cosa strana. E
Riprendiamo le nostre carte ora. Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Le lascio dappertutto queste medicine. Mi sa che ne sta abusando. Quanto riguarda la nostra madre, ragazzi, effettivamente sono tutti spaventati. Sembra averci in tutti i modi contro di noi. E ha detto il telefono, non fanno queste cose, quelle cose. Questi sono i gioielli della mamma. Forse Marta è incinta. Anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi. Questo il gioco vuole portarci a farci credere, perché non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Forse il gioco vuole portarci a pensare questo, perché a me pare strano. 15 luglio 1944. Egregia signora Irene, le scrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene. La ringrazio per la sua preoccupazione. Mi dispiaccio per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare. Ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesto. Le lascio la chiave. È quella con il portachiavi rosa. Cercate di stare al sicuro. Distinti saluti. Tata. Perché neanche mai non ha fatto chiudere quella porta? Era la mia stanza. Qualcosa da nascondere? Tarocchi. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro e io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Molto probabilmente queste ultime. Come potremmo vivere altrimenti? Ti sembra misto fra superstizioni o altro? Salvare la vita, sapere le cose per tempo. Chissà. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetta. Perché mettere tutta questa passione? Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Tutte queste cose della macchina fotografica, ragazzi, è davvero esagerato, è spinto, sono cose davvero tecniche. Per chi non le conosce, non è facile stare dietro. Diciamo invece cosa abbiamo scritto sul diario. Ah no, i tarocchi. Mischia. Divinazione. Che possano in qualche modo aiutare. Erano in tutti i casi uguali. Sono orribili e bellissime allo stesso tempo queste illustrazioni. La soluzione delle cose è ancora lontana. Devo avere pazienza e saggezza. Ma la fortuna non è dalla mia parte, purtroppo. Solo divinazione al giorno. Comunque, per ora tendo ad escludere il fatto che Marta fosse incinta. Più che altro il motivo per cui l'ha detta la madre, se poi lei stessa doveva svolgere quel suicidio, pare particolare. Niente di interessante. Dovremmo andare a rivedere ancora Marta. Quanti giorni durerà questa veglia? È davvero incinta.
detto di essere incinta in modo tale da poi essere ritrovata lì col pancione e quindi dar per scontato che fosse Giulia, ma con Lapo non conosciamo nessun altro. È strano. Nessuna nuova storia qui. Guardate quante cose. Il giornale, appunto, bisogna sempre trovare una pompa, lo faremo. Sviluppare i rullini. Trovare le chiavi. Ecco, le chiavi mi sembra strano non averle trovate già. Ragazzi, sviluppiamo queste fotografie. Quello che non capisco sono queste crepe. Io non ricordo ci fossero e sono in una bassissima risoluzione, soprattutto nonostante la grafica è tutta ultra. Come sparita una sedia? Niente di strano, insomma, penso che sia naturale farla spostare gli oggetti. Questo è il centro della nostra azienda agricola. Ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. Penso che il tuo babbo abbia ragione. Più che altro lasciare tutto così non protetto. Ma oh, infrarossi, finalmente, la nostra prima foto. Quindi ci viene automaticamente detto quello che dobbiamo usare. Io non vedo nulla. Che poi giustamente se il rullino è infrarossi le cose si vedranno solo una volta sviluppate. Dovremmo fare questa foto a Marta. Anche se non ci viene segnato dal gioco. Altre lenti. Quante ancora vogliono darcene? Con questo filtro tutto diventa più grande. Ok. Filtro grand'angolo. Foto super contrastate. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Cosa intende per inquadrare più cose tutte insieme? Un altro grand'angolo. Sviluppiamo le foto, ragazzi. Ecco la nostra prima foto. Il fazzoletto che abbiamo trovato. Ora quella che abbiamo fatto nella cantina. Eccola, ragazzi. Chi sfugge alla luce si nasconde dietro di essa. Forse qualcuno ha scritto sulla pellicola col fissativo. E cosa vuol dire poi? La luce. La luce divina? La chiesa, forse? Ok, ma se non ce l'avesse detto il gioco, come avremmo fatto a scoprirlo? Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no. La mia voce sarà terribile. Ma dai. Non volevi studiare anche canto? No, no, no. Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione. Altro che canto. È arrivato il momento di stampare quei rullini.
Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo. Nessuno ti dice di farlo, Giulia. È possibile che il padre militare, che ha messo lui stesso le fotocamere, non ha pensato a questa cosa? Questo è il momento in cui abbiamo visto il corpo e siamo corsi a vedere di chi fosse. Forse poter aiutare in qualche modo. Mi sono spogliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Per ora è tutto giusto. Potessi tirare a indovinare, direi quasi che noi siamo effettivamente Marta e non Giulia, se non fosse che effettivamente noi sentiamo, no? Quindi Marta, fino a prova contraria, era solo dovuta. Sto portando Marta a riva. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso, anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. Non credo che incontrare una leggenda, una superstizione come la Dama Bianca può aiutarci. Anche perché stiamo rincorrendo un qualcosa di evanescente, qualcosa che non esiste. E non parlo di spiriti o spettri, ragazzi, parlo di fantasie nostre. Comunque, questo noi lo scopriremo nel prossimo gameplay. Per ora vedremo di andare alla chiesa o trovare un modo per utilizzare la nostra bici. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Vi do appuntamento al prossimo gameplay di questa che sarà, spero, una serie. E noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie mille.